amici di L'Esport Academy, ben ritrovati da Lautalusi, dal Qualcio per la seconda gara del girone di 2013, Roma contro Lodigiani. Via si comincia col primo possesso di Roma Lodigiani. Il ritorno per lui con il pressing di Vollaro, poi De Bernardo va in zona tiro, non può calciare, poi si ferma e ottiene la rimessa in zona d'attacco. 44 secondi, 0-0 tra Roma e Lodigiani, con la Roma che però vuole premere, vuole subito calciare in porta, senza successo. Arriva Recchia, mette il cross potente dentro, respinge il portiere, poi non arriva il tapin vincente della squadra giallorossa. Vai Fla, pronto Thomas sull'altro, sì, sì. Un rinvio molto rischioso da parte di Sorgente. Poi prova a prendersela comunque Vollaro, che arriva in area di rigore. Vollaro, tanti dribbling, alla fine la palla finisce in fondo al sacco, Roma in vantaggio col gol del suo numero 58. Con la spalla Sorgente, poi Recchia, lotta e va in avanti, controllo di Greco, si gira e calcia, gran risposta di Evangelisti con Fiaschetti. Recchia si piazza davanti, però Pendenza, molto bravo, ancora Fiaschetti, c'è Sorgente, pensa al destro per un attimo, poi va al cross, Evangelisti tocca ma non può nulla sul tapin vincente del 2-0 della Roma, e quindi trova la sua seconda marcatura di giornata con Fiaschetti. Recchia, ancora lui, la soiata a fil di palo che termina fuori. Soluzione in avanti alla ricerca di Ceccolini, deve mettere a rimorchio Mansur, la gira, la risposta del portiere non è finita, ancora Lodigiani in corsa, altra risposta dell'estremo difensore giallorosso che chiude tutto. Dai, dai Fla. Yuri, allunga. Matei. Profonda, nessuno arriva. E poi arriva il duplice fischio del direttore di gara che al decimo minuto preciso, scoccato, chiude il primo tempo sul punteggio di 2-0 per la Roma. Via si riparte col secondo tempo di Roma Lodigiani. Corsa lunga verso la porta, para tranquillamente il portiere giallorosso che si accartoccia. Gioca bravo, Mattia, con Lefons, poi altra conclusione di Pastena, bravo, Mattia, in bocca al portiere ed è finita qua. La Roma batte 2-0 la Lodigiani e può andare con un grande sorrisone ad affrontare l'ultimo scoglio, ovvero il Grifone.